serata all'insegna di arte e moda. Evento mondano ieri in città con protagonista l'ex letterina del programma televisivo Passaparola, modella e affermata artista Ludmilla Radchenko, arrivata sull'Ario, accolta in grande stile al ristorante Como Yan di Via Ugadri. Dopo gli esordi televisivi, la splendida siberiana, italiana d'adozione, ha scelto Como per presentare il lavoro di questa sua seconda vita. Messi da parte i riflettori, infatti, Ludmilla Radchenko dal 2009 si è scoperta artista, con tanto di percorso accademico a New York. Tornata a Milano, si è dedicata alla pittura prima e poi alla moda, trasportando i suoi dipinti su stoffa. Siberian Soup Full Art, il brand della Radchenko, la cui attività comprende borse, abbigliamento e full art. Acquistiamo tessuti comaschi, spiega la stilista, che sono di grande qualità, in qualche caso addirittura unici. Per esempio, sottolinea, un misto seta e cashmere e ancora una stoffa fatta con seta, cashmere e un 20% di fibra di legno. Estremamente soddisfatta delle basi made in Como, Ludmilla stampa poi in Toscana e realizza tessuti per il fashion ma anche per la casa. E spesso le sue opere artistiche sono poi rappresentate su stoffa. Con lei ieri sera a Como anche il marito Matteo Viviani, volto del programma Le Iene di Italia 1.